Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4 Nuove Stelle. Allora, Frank Gomez e Valerie dormono insieme, ragazzi, che carini! Io sto registrando questo episodio subito dopo lo scorso episodio, quindi non so i vostri commenti, ma voglio sapere cosa ne pensate di questa coppia e se appunto volete che vi venga consolidata questa coppietta. Mi piace troppo, mi piacciono troppo. Comunque, volevo dirvi che subito dopo aver chiuso l'episodio della scorsa volta, la nostra Valerie Gomez ha acquisito finalmente la sua prima stella di celebrità, quindi una debuttante illustre, e come punti di fama ho deciso di prendere collaborazione societaria, perché con la nostra Annie praticamente abbiamo seguito questa zona e non collaborazione societaria, quindi mi andava di provare anche questa cosa. Ovviamente con collaborazione societaria che vi vado a leggere, gli invii su internet della postazione video e da quella musicale frutteranno a Valerie più fama della norma. In realtà, ragazzi, io non la voglio far diventare una YouTuber, però magari qualche video per quando appunto lei è stilista, qualche video di moda lo potremmo far fare. In aggiunta, l'influenza di Valerie diventerà una merce ambita dai marchi commerciali interessati a raggiungere il proprio pubblico di riferimento. Di tanto in tanto Valerie riceverà telefonate da una loro agenzia pubblicitaria che inoltrerà richieste programmate di video da diffondere su internet in cambio del pagamento immediato di un bonus. Quindi, ragazzi, dobbiamo assolutamente comunque comprare la postazione video per la nostra Valerie, che oggi credo sia libera, quindi possiamo continuare con l'abilità di scrittura, mentre oggi andremo, ragazzi, sul set con la nostra Annie. Esercitati a scrivere, ok. Il nostro Frank in tutto questo andrà al lavoro, ok, capolavapiatti, ma gli devo far cambiare assolutamente lavoro. E la nostra Annie, ragazzi, in realtà è molto felice. Quando andremo al lavoro cercheremo di fare un po' di amicizia con, complimento sincero, con il regista, così da, fare tutto quello che serviva per non rischiare, un fallimento della prova. Ehi, ho saputo della tua amicizia con Fabio Rinaldi. Ai ai ai, è un po' geloso il nostro Emanuel Castle. Ma vabbè, discuti degli interessi, perché questi due fratelli li facciamo diventare davvero, davvero amici. Uniamoci e andiamo sul set, ragazzi, della posta lì del cuore, di questo medical series, di questa serie medica sull'amore. Un po' Grey's Anatomy. Adoro, adoro, adoro. E voglio vedere assolutamente che acconciatura le fanno e che look le daranno per interpretare questa scena. Ma soprattutto spero vivamente che il successo di questa parte ci faccia avere dei punti fama con cui possiamo raggiungere diciamo, la terza stellina. Allora, io andrei subito dal regista, che è lui. Presentazione, firma un autografo, ma col regista, ma ti immagini? Andiamo subito dal regista a fare un po' di amicizia, ragazzi. Ricevi appunti dal regista. Racconto una barzelletta rivoltante, racconto una storia buffa, spettacola con qualcuno sul set, quindi facciamolo con il regista, impara a conoscere. Chiedi della carriera, ma perché non esce, ragazzi? Sviluppa, invita da te il regista e i coprotagonisti del patel. Ah, ecco perché non possiamo. Vabbè, lo dovevamo fare prima, non l'avevo visto, ragazzi, scusatemi. Adoro. Allora andiamo dai nostri amici e ci facciamo subito pettinare per l'ingaggio. Va bene, ragazzi, per la prima volta proveremo una, diciamo, una scena. Oddio, ma che bello! Ma non mi dite che è il nostro camerino, ragazzi. No, non è il nostro camerino. No, vabbè, adoro. Abbiamo finalmente il nostro camerino, raga. In tutto questo come ce la stanno cambiando? Per ora l'hanno solo truccata. Prova la scena col coprotagonista. Adoro. Ma con lui non vogliamo fare un po' di amicizia? Scusate, possiamo spettegolare? Entusiasmo, complimenti. Spettegola, dai, ci sta. Che carina! Con i capelli anche corti di questo colore. Mi piace, però, ragazzi, devo dire la verità, sono i capelli di Valerie, quindi direi
di non esagerare. Però mi piacciono un sacco. Mi piacciono davvero tanto. Spettacoliamo con qualcuno sul set. Non era... Forse... No... Sì, l'abbiamo fatto. Mangia del cibo. Metti il costume per l'ingaggio. Metti il costume per l'ingaggio. Vai, scusate, mi sto perdendo un po' in questa... No, questo è il nostro camerino, ragazzi. E mi piace un sacco. Davvero tanto. Co-protagonista. Prova la scena, vediamo un attimo. Prova la scena. Eh sì, ragazzi, perché eccolo qui il set. Scusate, non ve l'avevo ancora fatto vedere. Abbiamo il set medico. Ci piace un sacco. Ah, che bello. Siamo dei dottori, quindi. Ok, stiamo provando la scena. E lui è Omar Al-Ahib. Che non è neanche brutto, ragazzi. Potremmo pensarci di fare un... come posso dire? Fatti pettinare e truccare, ricevi appunti... Ma l'abbiamo fatto. Fatti pettinare e truccare per l'ingaggio? Lo rifacciamo? Ma noi l'avevamo già fatto. Poi andiamo dal regista e riceviamo altri appunti, ragazzi, che avevamo già fatto. Dovremmo anche mangiare cibo, forse ci converrebbe. Prendi una porzione. Sì, dobbiamo fare tutto, ragazzi. Speriamo che questa volta vada bene. Ok, ah, siamo tornati a essere biondi come al solito. Perché noi ci hanno sempre fatto bionde. Tranne una volta che ci hanno fatto una treccia e avevamo i capelli rossi. Un po' alla Sansa Stark. Ricevuti gli appunti, andiamo assolutamente, velocemente a mangiare, ragazzi. Te, tesoro, no, socializza con sto cavolino. Sviluppa l'abilità di scrittura. E poi c'è anche, ragazzi, da sviluppare l'abilità di fotografia, il che veramente è un po' noioso, devo essere sincero. Diciamo al regista che siamo disponibili e pronti a girare, ragazzi. Dove sta andando quella? Col piatto in mano. Ma tutto a posto? Forza! Forza! Oh, voilà! Allora, interpretiamo la scena... flirta, rischioso. Lo so, ragazzi, non abbiamo fatto tutto, ma vediamo se riusciamo a fare il flirt rischioso. Lei con sto piatto. Ok, scusate, devo avvicinarmi. Uff. Carina, adoro. Ed è subito una scena medica, flirt, flirt medico, adoro. Io sono un appassionato, ragazzi, sfegatato di Grey's Anatomy. Cioè, proprio è la serie TV della mia vita, praticamente. Per quanto poi Game of Thrones, per esempio, mi piaccia tantissimo. Però, ragazzi, ma la neve che fanno cadere, fanno sembrare che nevichi. Speriamo che vada bene. Sì, 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 sì. Voilà, voilà. Sì, è piaciuto, adoro. Bene, ora andiamo a interpretare la scena di morte. No, la voglio fare per ultima. Andiamo a interpretare urla parole proibite contro Kengo Hayashi. Speriamo vada bene. Che bella la neve. Yoba Yumpy Dargi Wampavoy? Perché sorride mentre urla? Non dovrebbe sorridere mentre urla. Però è andata bene, interpreta la scena di curare un paziente che sarebbe qui. Cura il paziente, rischioso. Vai, andiamo e facciamola. Adoro, ragazzi, questa carriera è attiva e dobbiamo... È bello che si preparano, si scrioccano un attimo le ossa del collo. Su, cosa ci sono qua dei libri? Comunque li hanno fatti carini questi set. Ragazzi, molto bene, abbiamo raggiunto l'oro. E quindi io direi che la scena di morte io la farei sicura, visto che ci troviamo. Oddio, ma muore lei? Non ci credo. Sta morendo. Ha salutato?
Muore. Tac. Tac. Bellissima questa scena. Adoro. Bravissima. Quindi è andata benissimo, ragazzi. In realtà abbiamo raggiunto loro. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Io non rimarrei più di tanto qui. Anche se mi piace questa cosa di... Guarda un film d'azione. Mi piace questa cosa di avere il camerino, ragazzi. Ok, abbiamo... Madò, abbiamo guadagnato 3710. Adoro, abbiamo finito. Annie ha finito tutte le proprie scene. La troupe sta smobilitando il materiale. Vai a casa. Andiamo assolutamente a casa, ragazzi. Perché voglio, voglio vedere, leggere cosa ci hanno scritto. Non so se abbiamo raggiunto sicuramente la promozione, non credo. E non credo neanche... non lo so. Ah no, bugia. Invece sì, ragazzi. Promossa a stella di commedia televisiva. Annie è stata promossa a stella di commedia televisiva. Nuove edizioni sono ora disponibili. Le bollette da pagare, il festival e questo qui. Allora, io pagherei subito le bollette. Tanto abbiamo veramente tanti soldi. Andrei a controllare. Siamo attrice, sblocca costumi d'apocalisse e set d'apocalisse. Promozione seguente, stella emergente. Quindi io direi subito di andare a controllare le nuove audizioni, perché ci sta tutto, e scegliere già la prossima. Per esempio Detective Love è questo, nuova. Dignità e decoro, adoro. Crescere come un crumble bottom. Cosa sarebbe? Dignità e decoro o Detective Love? Io voglio fare Detective Love, ragazzi. Livello 5 di attività fisica. Forma fisica livello 3. Quindi iniziamo a rischiare su queste. E io ti dico anche un'altra cosa. Vai subito a fare jogging. Così ti trovo subito. Oltretutto voglio capire. Siamo quasi alla stellina numero 3, ragazzi. Quindi io direi che ora ci occupiamo. Come andiamo? Ho notato che ultimamente non si fa che parlare di te. Che ne diresti se ci rivedessimo? Voglio dire, eravamo sempre insieme prima che tu riuscissi a sfondare, no? Eh beh. La verità. Allora, con la nostra Annie io direi di aggiungi la storia su Instagram e aggiorna lo stato sui social media, perché siamo stati promossi. Quindi sono molto molto contento. E poi ti vai a fare sicuramente una doccia. 12 follower, stato sui social media aggiornato, importa qualcuno? A 18 sembra di sì, Annie ha guadagnato, ok. Comunque Valerie ha più follower della nostra Annie. Oddio, ma questo è Itzy, Fabulous, adoro. Frank Gomez dovrebbe farsi anche una bella doccia. Io direi che tenta una presentazione, dato che è l'amico della nostra fidanzata. Lo dico, sei sulla buona strada per considerarti a vincere un premio alle stelle. Sì, ho capito, ma io voglio vincerlo sto premio. Secondo me non siamo riusciti. Eh no, altre scelte, nulla. Non riusciamo a fare nulla con lui. Lei dovrebbe farsi una doccia. Fai la doccia, qui possiamo sostituirlo tranquillamente. La nostra Valerie. Occupiamoci ora di Valerie. Adoro, adoro, adoro. Allora, scrivi. Esercitati a scrivere, tesoro. E poi io direi che possiamo social, aggiornare lo stato. Social, condividi l'immagine. Carriera. Scrivi una colonna. Carriera, regista una guida. E carriera, blog di moda. Quindi la nostra... Valerie è super super impegnata. Con lui, ragazzi, cambiamo decisamente. Aggiungi la storia su Instagram, perché anche lui ovviamente vivendo in una casa con chiama il lavoro per darti malato. Prenditi uno. Cerca un lavoro. Andiamo a cercare subito un lavoro, ragazzi. E cerchiamo un lavoro. Atleta, vai. Dai, un lavoro tranquillo. Non voglio fare chissà che con lui, ecco. Allenati. Sì, prima vatti a fare la doccia. Lei, oddio, in realtà lei potrebbe tipo presentazione amichevole con il nostro Itzy.
che comunque è amico della nostra Valerie ed è pur sempre un... Sediti e chiacchiera qui. Vedete che comunque la nostra Annie, quando cerca un'amicizia, parte avvantaggiata, il che è molto buono. Spettegola. Impara a conoscere. In realtà, ragazzi, fare amicizia, chi gli dà la carriera, fare amicizia con una celebrità dovrebbe portarci anche fama, credo. Però noi comunque la facciamo perché Itzy e Itzy, voglio dire. Ok, lei ha quasi fatto il sesto livello di estroverso. Annie ha apprezzato che Itzy è costumista. Ok, facciamo il sesto livello, ti prego, dai, che poi così ci manca solo il livello 3 di fotografia e possiamo essere anche promossi, perché vedete, siamo già pronti per la promozione. Ora devo proprio andare, ci si aggiorna, perfetto. Ma noi siamo diventati amici. Amicizia, molto bene. Vedete, ha 903 follower. Ti va di andarci insieme? No. Lui... Ok, sta leggendo, quindi la nostra Annie in realtà è in bagno e quindi io direi che con la nostra Annie... La tua immagine è stata pubblicata subito, ma non è stato divertente. Ok, io però ragazzi, con Annie volevo raggiungere la terza stellina. Uffa. Vabbè, vai a dormire, vai. Lei sta facendo tutto, sì. Tra l'altro ha già una stellina, sono molto contento. E lei dovrebbe diventare una celebrità a 2 stelle per aumentare, per diciamo andare avanti con questa aspirazione, ragazzi. Quindi io mi impegnerò per questa aspirazione. E poi ragazzi, come vi ho detto, andrò a migliorare comunque la casa con questi soldi. E sto pensandoci, non è che vi sto lasciando in sospeso. Devo aggiustare tutto il giardino, devo aggiustare principalmente la cucina, che è l'ultima camera che veramente deve essere proprio ristrutturata, e poi andrò a migliorare ancora la casa all'interno. Siamo arrivati ragazzi a 1228 follower. Adoro. Però diciamo che non, la fama non si sta... 1403. Benissimo. La fama non si muove, ma va bene così. Bene, io direi... Sta andando a dormire. Ah, perché lui dove sta dormendo? Sta dormendo con la sorella stasera. Strano. Va bene ragazzi, allora io direi che questo episodio può terminare qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi, di mettere un mi piace a questo video, di commentare con tutto ciò che pensate, se mi volete dare dei consigli, se volete creare delle famiglie e magari vederle un giorno nei miei gameplay, createle e pubblicatele con l'hashtag, ovviamente in galleria, con l'hashtag Daniele Danzu. E nulla, io vi mando un bacio e vi ringrazio dell'affetto e aspetto i vostri commenti per rispondere, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!